Amici del TG Geom, buongiorno, sono con Sandro Russello, titolare di FTD Flight Discover, cura il kit di alleggerimento del DJI Spark, trasformato in FTD Spark, che può essere poi regolarizzato all'ENAC. Esattamente. E in più ora esce con un altro kit importante, che vi faccio vedere, eccolo. Queste sono le antenne turbo S-Boost, ecco. sono antenne progettate intorno alla trasmissione per il DJI Spark e sono antenne, diciamo, che permettono una trasmissione video più stabile e in alcuni casi anche aumenta l'estensione del comando radio. Sono antenne sviluppate, come dicevo, proprio intorno alle frequenze dello Spark e permettono anche una qualità migliore per quanto riguarda la trasmissione video. Diciamo che essendo puntate verso lo Spark direttamente a 90 gradi, riusciamo a percorrere distanze maggiori. Ecco, un'ultima cosa. Gli amici dei FTD Spark hanno realizzato il rilievo del Colosseo proprio con DJI Spark. Sì, esatto. Giusto? Dici ai miei studenti questa esperienza com'è stata, velocissimamente. La sovrintendenza ai beni culturali del Parco Archeologico Colosseo ci ha incaricato di eseguire la scansione dei piani dell'arena e delle creste delle opere murarie che si trovano al centro dell'arena per un piano, per una ricostruzione 3D di tutto quello che è lo stato di fatto dell'arena del Colosseo. Abbiamo utilizzato uno Spark alleggerito 300 grammi, quindi un mezzo inoffensivo, perché non abbiamo operato con il, diciamo, Colosseo chiuso, quindi c'erano delle persone tutte intorno a noi e chiaramente con un mezzo di categoria superiore tutto questo non sarebbe stato possibile. Abbiamo utilizzato proprio un mezzo di questi perché ci permetteva di eseguire il lavoro durante il giorno, quindi eseguire molte più ore di lavoro consecutive. E questo per dire a che cosa serve un DJI Spark alleggerito. E con questo, amici, è tutto, quindi un caro saluto da me, Franco Gallo, e da Sandro Russello. Buona giornata. Ciao.